Prendiamo il fondo, prendiamo il filo, andiamo a inserire qui con uncinetto numero 3. Andiamo a lavorare punto catenelle intorno in ogni foro disponibile. Lavoriamo punto catenelle. Possiamo anche chiamarla maglia bassissima come volete. Quindi continuiamo a lavorare in questo modo fino alla fine del giro. Quindi avremo una cosa di genere. Continuiamo fino ad arrivare qui. Ho terminato di lavorare fino alla fine. Tagliamo il filo e andiamo a ricreare l'asola di chiusura passando così. Entriamo da sotto e riprendiamo questo filo e lo facciamo passare di dietro e così andiamo a chiudere e faccio passare questa maniera. Prendiamo l'uncinetto numero 4, andiamo ad inserire a questo punto, prendiamo il filo, andiamo a lavorare 2 maglie basse in questo punto. Due maglie basse qui, due maglie basse qui, in quest'angolo qui lavoriamo, in quest'angolo qui lavoriamo 3 maglie basse. In questo lavoriamo 2 maglie basse, in questo lavoriamo una maglia bassa, in questo 2 maglie basse, in questo una maglia bassa. Quindi continuiamo ad alternare 2 maglie basse, una maglia bassa fino ad arrivare a quest'angolo dove andremo a lavorare 3 maglie basse e poi continueremo a lavorare 2 maglie basse in quest'angolo da qui fino a qui, 2 maglie basse, qui 3 maglie basse, poi alternando 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse, arrivando a quest'angolo ripeteremo 3 maglie basse e poi completeremo il giro lavorando 2 maglie basse in questo angolo qui. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima qui, una catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile senza aumentare. Quindi una maglia bassa in ogni punto. Quindi continuiamo una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare secondo giro. Arrivando a questo punto chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e lavoriamo 7 maglie alte.
abbiamo 7 maglie alte, saltiamo 1, 2 e 3, nella quarta andiamo a lavorare una maglia bassa, di nuovo saltiamo 1, 2, 3, nella quarta andiamo a lavorare 7 maglie alte. Abbiamo 7 maglie alte, di nuovo saltiamo 1, 2, 3, in questo punto lavoriamo una maglia bassa, saltiamo 1, 2, 3, nella quarta andiamo a lavorare 7 maglie alte. Continuiamo a saltare 3 maglie, 3 punti, una maglia bassa, 3 punti, 7 maglie alte. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando alla fine, chiudiamo con una maglia bassissima qui. Facciamo passare il filo con la maglia bassissima per arrivare al centro di questo ventaglio. Lavoriamo una catenella e una maglia bassa. Entriamo in questa maglia bassa e lavoriamo 7 maglie alte. E saltiamo 1, 2, 3, in questo lavoriamo una maglia bassa, saltiamo 1, 2, 3, in questo punto lavoriamo 7 maglie alte. Quindi continuiamo a alternare questo punto, 7 maglie alte, una maglia bassa a centro delle 7 maglie alte precedente e 7 maglie alte nella maglia bassa precedente. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare questo giro. Andiamo a chiudere qui con una maglia bassissima, una catenella, qui lavoriamo 7 maglie alte. Saltiamo 1, 2, 3 e andiamo a lavorare una maglia bassa in questo punto. Saltiamo 1, 2, 3, 1, 2, 3, andiamo a lavorare una maglia bassa in questo punto. Dobbiamo andare a ripetere
questo punto conchiglia o ventaglio, come lo chiamate, fino ad avere 20 centimetri di altezza. Ho terminato di lavorare un po' di giri. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima. Misuriamo la nostra borsa e misura 20 centimetri. Adesso andiamo a lavorare un giro di maglie basse con la mezza maglia alta, quindi partiamo di qua e lavoriamo mezza maglia alta nella maglia bassa, una maglia bassa nelle sette maglie alte. Ripetiamo mezza maglia alta nella maglia bassa, maglia bassa nelle sette maglie alte. Di nuovo mezza maglia alta qui e poi sette maglie basse in queste sette maglie alte. Dobbiamo andare a ripetere così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il giro di maglia bassa con mezza maglia alta. Arrivando qui dobbiamo chiudere con la maglia bassissima una catenella. Adesso facciamo un giro di maglia alta. Prendiamo i fili, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Quindi andiamo a lavorare una maglia alta in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il giro di maglia alte. Arrivando qui chiudiamo con una maglia bassissima, tagliamo la rete, chiudiamo qui con le catenelle o anche con l'ago e filo, andiamo ad inserirlo dentro. Andiamo a lavorare un giro di maglia bassa prendendo sia la rete che il lavoro. Una catenella, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. Una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa. La stessa cosa faremo fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, tagliamo il filo. E chiudiamo ricreando la sola di chiusura. Mettiamo qui e andiamo a fissarlo dentro. E così il corpo borsa è pronta. Per la patella andremo a utilizzare la paglia di Vienna. Abbiamo 17 buchi qui per 13 e andiamo a ritagliare i quadretti 3 di qua e 3 di qua. Ritagliamo 3 di qua e 3 di qua. Ricordatevi di sigillare il bordo con la colla a caldo, che ho il video dove ho utilizzato la paglia di Vienna. Vi ho fatto vedere come si ritaglia la paglia di Vienna sigillando
il bordo collacato. Adesso andiamo a lavorare il bordo come gira. Prendiamo sempre l'uncinetto 4, inseriamo qui, prendiamo il filo e andiamo a lavorare. Lavoriamo una catenella e lavoriamo una maglia bassa nel successivo buco. Lavoriamo 2 maglie basse nel successivo. Lavoriamo 2 maglie basse nel successivo. Lavoriamo 2 maglie basse. In quest'angolo dobbiamo lavorare 3 maglie basse. E avremo l'angolo così. Continuiamo a lavorare 2 maglie basse in ogni buco. In quest'angolo lavoriamo 3 maglie basse, 2 maglie basse, 2 maglie basse. In quest'angolo 3 maglie basse. La stessa cosa faremo da questo lato, in quest'angolo 3 maglie basse, in questo 3 maglie basse, in questo 3 maglie basse, in tutto il resto 2 maglie basse. Ho terminato di lavorare la patella, arrivando a questo punto tagliamo il filo. Tagliamo il filo. E chiudiamo ricreando la sola di chiusura in questo modo e andiamo a fissarlo dietro. A questo punto dobbiamo prendere il corpo borsa e andare a posizionare in questo modo. Posizioniamo così la patella dietro e andiamo a cucire con ago e filo qui. Con l'ago e filo iniziamo a cucire. Passando qui di sotto, prendiamo il filo qua e andiamo a cucire in questa maniera. Passiamo di sotto, prendiamo la patella, usciamo così e andiamo a rientrare così. Quindi dobbiamo andare a ripetere questo così, cucendo fino ad arrivare a questo punto. Ho terminato di cucire la patella. Adesso dobbiamo andare a fissare la chiusura. Già ho preparato questi. Potete acquistare la chiusura o anche i pezzi così preparato con la pelle da Elena. Vi lascerò il link sotto i video. Adesso contiamo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E andiamo a fissare questa chiusura così. E andiamo a fissare la chiusura così. Prendiamo le alette e andiamo a bloccare dietro.
prendiamo questi qua. E andiamo a fissarlo così. Prendiamo la padella, chiudiamo la borsa per poter trovare la posizione giusta dietro. Allora ho fatto passare qui la chiusura con il cinturino qui all'interno, ho fatto passare l'altro da questo lato. Se vedete, se chiudiamo, che appoggiamo così, abbiamo la nostra chiusura. Dobbiamo andare a trovare il punto giusto per fare passare il cinturino di qua, passare il cinturino di qua, per poter cucirlo qui di dietro. Quindi voi dovete cercare il punto giusto per la vostra borsa per poter fare passare il cinturino di qua e poi uscire di qua per poter chiudere di dietro qui. Perché dovrei andare a aprire in questo modo, fare passare di qua prima, faccio passare fuori e faccio passare in questo modo. Ora lo faccio passare qui. Vedete, l'ho fatto passare fuori. Faccio passare qui. Faccio passare qui. E faccio passare qui così. E così poi andiamo a cucirlo qui. Abbiamo l'angolo fissato in questo modo, vedete? La stessa cosa faremo da questo lato. Ho terminato di passare il cinturino. Apriamo. Quindi ho passato già. Adesso andiamo a cucire questo qui alla borsa. Prendiamo il filo, prendiamo l'ago e passiamo di dietro così e andiamo a cucire in questo modo. Passiamo di qua. Dobbiamo andare a ripetere la stessa cosa qui. Ho terminato di cucire il cinturino. Chiudiamo la nostra borsa. Ok. Adesso andiamo a montare il manico. Ho preparato già il manico con i ponticelli. Se volete lo potete anche trovare così. Da Ellie vado a posizionarlo in questo modo. Dobbiamo aprire qui, andiamo a bloccarlo all'interno con questo. Thank you.
terminato di montare il manico. Adesso chiudiamo la nostra borsa. La nostra borsa è pronta. Sotto, dietro, laterale, davanti. Della fodera potete foderarla a vostro piacimento. La borsa è capiente. Spero che il video vi piaccia. Per qualsiasi domanda o informazione scrivete nella sezione dei commenti che vi risponderò. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!